una figlia di Cerbanenco, Cecilia, con il suo agente Nicolazzini, venne in casa editrice cercando un editore che si prendesse cura dell'opera omnia di Cerbanenco. È importante che un editore riunisca l'opera di un autore, e con Eugenio Lio abbiamo subito accolto questa proposta, anche perché la proposta nasceva poi da l'idea che il primo dei titoli che avremmo pubblicato sarebbe stato un inedito. Per un editore è molto importante pubblicare un inedito di un grande scrittore, perché a questo punto Cerbanenco è stato riconosciuto, per anni si è considerato il genere noir, un genere di serie B, ma nel momento in cui si erano arrivati in casa editrice era importante avere quest'opera inedita, e l'abbiamo pubblicata nel 2018. Sapevamo che non era un'opera del periodo più seguito, anche attraverso il cinema, di Cerbanenco. Non era un'opera degli anni 60-65, non aveva come protagonista Luca Lamberti, tanto amato dai lettori, quindi era un'opera classificata, non so se in modo corretto o no, come un'opera più rosa che noir, comunque rosa noir. E a noi è piaciuto molto vedere le reazioni dei lettori, che lo hanno amato e lo abbiamo ristampato più volte. Poi ci siamo innamorati con Eugenio Lio nello scrivere la sceneggiatura, che poi abbiamo portato a Angelo Barbagallo, proprio di questa unità di luogo dove avremmo voluto scatenare delle storie all'interno di una famiglia che veniva raggiunta da qualcuno che portava la vita da fuori. Quindi arrivano questi due ladri, vengono scortati dal custode, entrano in questa casa che è il Ginestrin, sull'isola delle Ginestre, è un'isola raggiunta con una barca molto precaria, rossa, dai ladri, e entrano, e nell'architettura di questa casa vediamo scendere via via i personaggi, il primo fra tutti uno splendido, straordinario Renato Carpentieri, che era ex direttore di orchestra e che nella storia lo vedremo comunque scende con un piglio già ironico nei confronti di questi ragazzi, raggiunto poi dal figlio che è un ex medico che ama la filosofia e la matematica, tanto che vuole insegnare a un cane, essendo un idealista, a contare, e poi scende appunto Carla, la sorella di Celestino, una donna affermata e l'unica che crea un ponte un po' con l'esterno, anche se ormai anche lei si è ritirata, è fiera del suo successo di autrice di romanzi molto commerciali e ha un'aspirazione, quella di scrivere un romanzo letterario, e qui appunto parte tutto un filone ironico che è molto presente nel film e anche autoironico, in cui si propone di costringere i propri lettori con un'opera letteraria a usare il vocabolario. E Celestino, che è Tommaso Ragno, soprattutto dialogando con questa splendida ragazza, la ladra che è Beatrice, decide di proporre un patto a questi ragazzi, un patto che sembra abbastanza così un po' inattuale se oggi guardiamo un patto tra una famiglia che viene raggiunta dei ladri e i ladri stessi. Proprio questo patto ci convince che attraverso questa storia apparentemente bizzarra noi possiamo cominciare a creare una sorta di dialogo che porta al cambiamento. Tra cui deve aderire a questo patto, cioè un corso di educazione abbastanza bizzarro per i due ladri, e aderendo a questo la famiglia si proporrà di non denunciare i ragazzi alla polizia. E così abbiamo costruito una storia dove a poco la famiglia che dialoga con questi ragazzi, che portano la vita in un luogo che è una bolla, che è una teoria della realtà, un'idea della realtà, perché ormai loro si sono ritirati, questo patto porterà al cambiamento dei personaggi. Abbiamo voluto scegliere un Celestino che fosse un ex medico e anche amante della filosofia e della matematica, ispirandoci, con il permesso di Cecilia Cerbanenco, al personaggio di Luca Lamberti, pure ex medico, pure amante della filosofia
più noti nell'opera di Scerbanenko, ci ha imposto, ci ha fatto pensare che la storia che è ambientata nel romanzo negli anni 40 la potessimo spostare in avanti, e quindi in questa villa, che è anch'esso un personaggio, noi vediamo un mondo che ai piani superiori è l'arte classica che arreda la casa con tutto quello che significano delle opere prestate dalla collezione Cavallini Sgarbi, che sono il Witt, che sono il Magatti, che sono altre opere, e nella parte inferiore il segno della modernità, cioè della fine degli anni 60, inizio anni 70, con un arredo particolare, con le opere di Enrico Bai, di Valerio Adami, eccetera. Quindi abbiamo creato un mondo dove questa famiglia, dialogando con persone che vengono da fuori, inizierà una propria trasformazione nel tentativo di trasformare coloro che li hanno raggiunti. Io credo che abbiamo recitato con naturalezza questa lingua, cioè non credo che insomma siamo stati, ci siamo sentiti in una camicia di forza. E abbiamo reso possibile questa lingua. E poi forse abbiamo fatto qualche aggiunta, essendo il rapporto del mio personaggio, che è il vecchio Antonio Refi, essendo il rapporto con i figli e con la governante e così via, improntato a una ironia o caustica, no? Perché in realtà non c'è un grande rapporto, cioè questi tre refi si sono isolati in questa villa, questo è il nocciolo, cioè hanno scelto di vivere in questa villa la loro solitudine. Ognuno, allora chi fa il filosofo matematico, chi come me suona il pianoforte e riascolta i dischi che ha inciso, chi come Carla che scrive romanzi e così via, ognuno di loro ha coltivato questa, cioè la propria solitudine. Dopodiché arriva questa novità, cioè due ladri entrano in casa, cioè, e sconvolgono questa situazione, cioè appunto la realtà di fuori da cui ci si voleva distanziare, arriva in casa e produce una serie di cose che voi vedrete nel film. Per quanto riguarda la lingua, l'ho già detto, non ci siamo... C'è un artificio nella naturalezza, oppure sì. Una naturalezza nell'artificio? No, cioè voglio dire, ci sono persone che anche nel passato, che parlavano in modo letterario, ma che erano comprensibili, che come dire, appassionate e così via. Non credo che bisogna insomma sempre stare al quotidiano, un po' di extra quotidiano pure va bene insomma. Io ho subito una fascinazione dalla proposta di Elisabetta, perché sono diciamo un attore, che uno che fa questo lavoro, diciamo, che è molto sensibile alla lingua e ai valori della lingua, perché io diciamo non sono un mimo, e quindi uso la lingua per esprimermi. E cosa voglio dire? Il libro di Scerbanenko è il libro di un autore italiano scritto in italiano. Cosa vuol dire? Lungi da me da voler fare analisi critiche, non ne sono capace, però la sensibilità alla lingua è una sensibilità che un attore gli conviene avere per tanti motivi. E il libro di Scerbanenko, quando è scritto in italiano, è che non risente del traduttese oppure di imitazioni di altre lingue europee, è proprio italiano, e l'italiano è una lingua letteraria, non è una lingua che è nata per strada, insomma, si pensa alla lingua di Shakespeare, che pare fosse la lingua che si parlasse, e tra parentesi, per quanto sia meglio per un attore essere nato in zona anglofona,
per recitare, perché è meravigliosa per recitare, tuttavia lo sforzo di riuscire a recitare in italiano, secondo me ancora oggi, è una delle cose più difficili che un attore italiano possa capitare. E mi riferisco proprio al fatto che la nostra è una lingua letteraria. Qui abbiamo fior di attori che si sono confrontati con grandi testi, con grandi registi teatrali, i quali di solito, almeno in Italia, hanno proprio un legame con quella che è appunto la nostra letteratura, la nostra ricchezza. Quindi quell'aspetto anche vagamente posone che hanno i personaggi dell'Isola degli Idealisti, quel piacere, quella volontà anche di pronunciare per me che avevano quelle parole, è stato uno degli elementi che mi hanno portato a cercare di conquistare questo personaggio, non tanto per quello che sentiva, ma per quello che gli capitava. E quindi riuscire a non risultare ridicoli attraverso una lingua così, per carità ci sono anche degli elementi realistici dentro il film, però tutta la serie di interventi che per esempio hanno a che fare con i dialoghi che ha il mio personaggio con quello di Elena Radonicic, bisogna stare molto attenti, perché il passo, diciamo, veramente lo ha dettato per me, oltre all'immaginario creato da, soprattutto all'immaginario creato da Elisabetta e Eugenio, lo dettava proprio la lingua. Diciamo che se uno mi chiedesse ma la psicologia del personaggio, non ho mai pensato ad altro che alla lingua del personaggio, mai a nessuna psicologia, e questo mi ha permesso di buttarmi, diciamo, a corpo libero, a cuore aperto, a occhi chiusi, in questo secondo me difficilissimo per me il personaggio è tale quando ha dei cambiamenti, altrimenti sarebbe un carattere, breve storia insomma della recitazione. Però questo personaggio conosce delle evoluzioni grazie all'intervento appunto principale, diciamo, come atto drammatico dell'arrivo appunto del personaggio di Elena. Però nell'interazione con gli altri attori è stato, per esempio, io non avevo mai lavorato con Michela, ancora è nato tantissimi anni fa, ma ritrovare anche dei giocatori con i quali ci si capisce all'istante, perché si non sono abituati a lavorare sulla lingua, è un grande privilegio. Ripeto, recitare in italiano, lingua letteraria, per me è una cosa che spero mi ricapiti ancora, perché fare l'imitazione della realtà è una cosa già difficile, è difficilissima. Però quando appunto anche in questo caso viene portata la possibilità di giocare a questo livello qui, ecco, sono, diciamo, uno dei rari casi in cui non mi sento così stupido a dire a una platea del genere su che cosa ho lavorato. Tanto, molto spesso un attore parla di aver sentito, io penso che un attore debba sentire per il pubblico, non per se stesso, quindi è un lavoro che richiede anche una grande generosità, e io in questo ringrazio appunto tutti i criteri con cui è stato fatto questo film, perché mi ha permesso appunto di vedere se era possibile una cosa, insomma, anche bella farla, proprio perché è difficile, ecco, non perché ci fosse un messaggio sociale o quant'altro, insomma, perché era difficile farlo. Dunque, per me il problema della lingua non è stato un problema, perché a monte c'era un discorso di sintonia con Elisabetta e con il suo mondo, ha creato un mondo onirico, ha creato un mondo in cui io, diciamo, in qualche modo abitavo una sua fantasia, quindi io ho interpretato un personaggio che è un fantasma, che è una sua
una sua precisa proiezione in cui avevo una quantità grande di dettagli, alcuni dei quali erano scritti nel libro, altri erano scritti nella sceneggiatura, ma più di tutto con Elisabetta abbiamo una connessione, diciamo, che sta esattamente nella zona dove stanno gli ectoplasmi, cioè a metà, nel senso non è nella realtà, nella concretezza delle cose che ci diciamo, quello che poi avviene. Quindi il fatto di avere creduto a questa realtà e avere abitato questo tempo sospeso era tutto quello che serviva affinché ci fossero gli strumenti per poter poi recitare. Quindi non esistevano, come dire, degli ostacoli reali, perché la realtà non era uno degli oggetti del film. Cioè, se avessimo dovuto ragionare pensando ai paletti, alle difficoltà, al modo in cui magari in altre occasioni si sono costruiti dei personaggi, avessimo usato, come dire, questo parametro, allora avrei probabilmente avuto serissime difficoltà, perché appunto il mondo di Elisabetta e di Scerbanenko e di Eugenio si rifanno a qualcosa che non esiste esattamente, almeno quello che io conoscevo, e quindi si trattava di, come dire, fare un ingresso lanciandosi oltre, e così è stato fatto, comunque con grande fiducia, senza paura. Vorrei dire una cosa rispetto al fatto che il film di Elisabetta, secondo me, è un film estremamente libero. La libertà fa una paura micidiale quando ci stai dentro, però è anche molto bello, proprio perché puoi finalmente liberarti, appunto, da tutto quello che pensi di sapere. Quindi noi siamo stati anche come... abbiamo avuto l'animo dei principianti, non parlo per me, e che in qualche modo non ho quasi portato a nessuna delle conoscenze che pensavo di avere, e ne ho messe altre a disposizione del film, comunque. E non so se neanche se sia un bene o no, però è stato fatto questo passo in una direzione nuova, e questo per me è stato molto eccitante. Per quanto riguarda la lingua, concordo, abbiamo detto tutti delle cose molto corrette. Aggiungo anche che poi il lavoro si fa anche sul set, e quando si è provato anche, perché magari per far passare un pensiero o un'emozione si è provato ad aggiungere una parola, si è provato a fare una sporcheria, cioè, insomma, si capiva subito che non funzionava, che invece era molto più realistico per quella situazione lì, come era stato scritto. Quindi poi è anche molto pratico il lavoro, no? Quindi si capiva che funzionava quello che stiamo facendo, eravamo dentro anche noi come in un'isola, ci portavano tutte le mattine molto presto in questa casa meravigliosa fuori Ferrara, e quindi eravamo tutti un po' in un'isola, e quindi la lingua è venuta anche da sé. Aggiungo anch'io una cosina che magari poi... devo dire che io, cioè, che ho accettato molto volentieri la sfida di Elisabetta e Eugenio, anche perché ho trovato geniale l'idea di partenza, nel senso che ho sempre pensato un po' che il loro film era quasi un pre-sequel. C'è questo Scerbanenko molto noto, molto conosciuto, che a tutti noi dà delle immagini anche visive, perché sono stati fatti dei film, subito uno pensa a Scerbanenko e pensa a un uomo di un certo tipo, pensa ai personaggi, e che ci sia questo pre-Scerbanenko l'ho trovata un'idea geniale, anche per dare la libertà che ha detto Elena, un'opera prima. Loro vengono da tanti documentari, da tanto lavoro, quindi c'è una saggezza di partenza, però un'opera prima che parte da un'idea così ha appunto la libertà di trovare una via sua, di percorrere delle cose che prima su Scerbanenko non sono state fatte, anche se le conosciamo già. Quindi c'era una libertà di un arrivo conosciuto e una possibilità di gioco, e questo anche per il mio personaggio mi ha molto divertito.